Ed è qui che incontriamo il responsabile Angelo Durante, ben trovato. Noi siamo stati davvero colpiti da questa struttura e dicevamo che è molto importante recuperare senza disfare troppo. E voi siete stati attenti anche in questo. Sì, abbiamo lasciato la struttura, cioè lasciato, abbiamo ristrutturato così com'era, cioè la classica masseria a corte. Siamo soddisfatti, comunque grazie al GAL che siamo stati finanziati come struttura. Il nome di tenuta Flora Maria era di mia madre perché era la proprietaria, cioè di mio nonno, e poi successivamente. Questa struttura nel corso degli anni ha ospitato anche una classe, cioè venivano a frequentare il comune, distaccava un insegnante negli anni 50 per istruire, diciamo, i ragazzi che vivono nelle masserie qui intorno. Poi è stato anche, qui era il centro di raccolta dei covoni di grano, sempre negli anni 60, dove mio padre con alcuni zii avevano anche la trebbia, quella fissa che si usava una volta. Bella passeggiata quella che facciamo oggi nelle terre del Salento, qui nella terra d'Arneo. Siamo arrivati ad un'altra struttura recettiva, una struttura che si trova nelle campagne dell'Everano, Podere 40. E adesso vi presento la padrona di casa, Katia Basile. Buongiorno Katia. Buongiorno, buongiorno. Bellissima questa struttura. Grazie. Vediamo che qui c'hai tutti i prodotti del territorio. Certo, certo, perché comunque la nostra terra produce veramente tanto e quindi cercare di raccogliere qualcosa per il cliente è il minimo che possiamo fare. E tutto chilometro zero, fate certo, proprio. Certo, le marmellatine che faccio io raccogliendo i nostri frutti praticamente. Ma ci sono anche i pomodori, ci sono tanti altri prodotti, le olive, insomma tutto. Certo, noi viziamo un po' il cliente in questo modo. Ma le fai anche lavorare quando vengono? C'è qualcuno, magari turista inglese che vuole andare pure, come si dice, a stampare la terra? Cioè, magari, sì, li metteremo tutti in fila, cioè. È quello che loro cercano effettivamente, raccogliere il frutto, poter raccogliere il pomodoro, gustarselo con un po' di sale, olio, sempre nostro, della nostra terra, sì, è quello che ci programmiamo. Ecco, Katia, questo è il turismo ideale, il turismo delle terre del Salento, il turismo della terra d'Arneo. Tutto quello che voi vedete è stato fatto rigorosamente dagli artigiani locali. Guagnano, Campi, Salice, Carmiano, Veglie, Leverano, Porto Cesario, Nardò e Copertino. Questi sono i comuni del GAL Terra d'Arneo. Guardate questo servizio che abbiamo preparato per voi. GAL Terre d'Arneo è una realtà ben radicata sul territorio che ha portato e sta continuando a portare grandi benefici sui 9 comuni che ne fanno parte. Facciamo un breve e intenso viaggio fra queste città, ognuna ricche di proprie peculiarità. Guagnano è un rilevante centro agricolo situato nel cuore del territorio che produce il salice salentino DOC. Ma è importante anche la produzione di uva da tavola e vino in genere, e proprio del vino detiene un prezioso museo per gli appassionati dell'argomento. Le origini di Campi Salentina sono molto più antiche. Le fonti attestano la civiltà nel suo territorio già in epoca preistorica. Oltre il castello, la sua chiesa matrice detiene un importante valore storico. La struttura è cinquecentesca, anche se poi le sopraffazioni sono tutte del 1600, nel periodo degli Enriquez, che l'hanno rinnovata. L'origine però va molto più indietro, va nel periodo palicristiano, nella parte che ora è ipogea, che nasce quando i primi campioti, le popolazioni dei vari paesi, Afra, Pagnara, sono sfuggiti all'incursione dei saraceni. Venuti qua, hanno costruito prima la loro chiesa, che è sotto questo pavimento, che è ipogea e che dovrebbe essere tirato fuori. Poi è stata utilizzata dai vari feudatari come tomba,
mi sono seppelliti i Maremonti, mi sono seppelliti gli Arrighi, i Paladini. Durante alcuni lavori, negli anni Ottanta, abbiamo scoperto questa struttura qua dietro, che rimaneva inglobata nelle mura perimetrali di questa chiesa, quello che era totalmente ignorato. Cioè una chiesa preesistente che era gotica, cioè nata alla fine del Trecento, con i Maremonti. Si tratta di un piccolo frammento di una grande chiesa. Salice Salentino, altra città famosa per il vino, è nota anche per la sua storica fiera, nata oltre 300 anni fa. Il suo convento è il monumento più significativo della città, custodisce anche un museo della civiltà contadina. Il convento è sorto per volontà del marchese Giovanni Antonio Albricci, voto che ha fatto a San Francesco durante un periodo di malattia. Questo convento sorge a 300 metri circa dall'abitato, quindi fuori dal paese completamente. Il convento fu donato ai padri della regolare osservanza nel 1587. La chiesa nasce con forme architettoniche di tardo romaniche. Carmiano è situata nel cuore del Parco del Negramaro, piccolo centro d'arte. Fra i suoi monumenti più importanti c'è senz'altro la stupenda Cappella della Madonna Immacolata. La leggenda racconta che fu edificata nel luogo dove venne ritrovata un'effigie della Madonna, un'icona della Madonna. Questa icona fu trovata da un contadino nei pressi del rudere di un'antica edicola votiva. Queste immagini sacre che praticamente volevano tramandare e sottolineare anche il culto dei santi o in questo caso della Madonna. Regno tuo, madre pia. Veglie, storico borgo medievale, conserva preziosissime testimonianze storiche, come il convento francescano e la cripta della Favana. Qui, nelle viscere del sottosuolo, si apre un mondo sotterraneo ancora vivido di luce e colori, la cripta della Favana. Conosciuta già dal grande studioso salentino Cosimo De Giorgi nell'Ottocento, presenta una forma architettonica tipicamente greco-orientale. La cripta è ad aula unica, interamente affrescata persino sul soffitto, e la bellezza di queste raffigurazioni lascia subito intuire quale splendore doveva aprirsi agli occhi dei pellegrini che discendevano queste profondità. Le Verano e la sua monumentale torre di Federico II, che si staglia sulla città da 800 anni, è ricca anch'essa di arte e storia. Questa chiesa è antichissima, del 1600. Nel suo interno abbiamo le statue dei misteri, quale si svolge la processione del Venerdì Santo. Questo madroneo che sbuca sopra l'altare, questi i baroni della Ratta, si affacciavano, una famiglia molto importante che risiedeva sul matroneo e quindi assisteva alla celebrazione della Santa Messa. Porto Cesareo, situata in una posizione invidiabile davanti all'Isola dei Conigli, è un mare meraviglioso e sorvegliata da una serie di torri costiere volute durante il 1500 per proteggere l'interno di una terra fertile e facilmente attaccabile. Il suo mare custodisce reperti archeologici di eccezionale importanza. Nardò, uno dei centri storici più belli dell'intero Salento, è per estensione secondo solo a quello di Lecce, ricco di meraviglie di ogni tipo. Ma anche il suo agro è una continua scoperta. In fiato di Nardò troviamo questi elementi, queste architetture notevoli, tutte databili al 500. Fanno parte di complessi masserizi che sono di quell'epoca, fanno parte delle masserie fortificate, però si pongono sul territorio come monumenti dell'architettura rurale. È
E infine Copertino, anch'essa città dalle antichissime origini, detiene una lunga lista di monumenti da visitare, dalla sua chiesa matrice basilica dedicata alla Madonna della Neve, ai luoghi di San Giuseppe, fino al gigantesco castello cinquecentesco che rivaleggia per dimensioni con quello di Lecce. Un piccolo grande mondo di storia e natura, bellezza e tradizioni. Queste sono le Terre d'Arneo. Il castello di Copertino, un castello costruito durante epoca normanno e sveva. Copertino è il luogo di nascita di San Giuseppe. San Giuseppe è il santo dei buoni. Un luogo che ci racconta di una storia lontana, di santità, di fede. Da qui noi faremo un percorso attraverso la storia e la religiosità della Terra d'Arneo. Ma prima andremo a conoscere un'altra casa vacanza. Qui a Copertino siamo arrivati a IOSI, un altro esempio di rivalutazione di case, di cortili. Qualcuna persona che ama molto il territorio, che ama anche molto questi centri storici, ha deciso di dire, vabbè, adesso valorizziamo questo luogo e vedete che cosa è diventato. Noi andiamo a salutare la nostra padrona di casa, lei Emanuela Anissino, che insieme al suo marito Giuseppe hanno dato vita, cuore, anima a questo luogo. La città di Copertino non conserva soltanto le sue bellissime case storiche, recuperate come abbiamo visto grazie al GAL e valorizzate con l'impegno dei suoi cittadini. Questo paese custodisce nella sua storia i miracoli e le vite esemplari di San Giuseppe d'Esa e del suo maestro spirituale, Fra Silvestro, entrambi personaggi che hanno vissuto durante il 1600. Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna. Io sono un cretino che la Madonna non l'ha vista mai. Tutto consiste in questo: vedere la Madonna o non vederla. San Giuseppe da Copertino, guardiano di porci, si faceva le ali frequentando la propria maldestrezza e le notti in preghiera si guadagnava gli altari della Vergine a bocca aperta, volando. Di San Giuseppe esiste ancora la stalla dove nacque, inglobata oggi all'interno del santuario a lui dedicato dai frati francescani, e anche la sua casa paterna, entrambe visitate da fiumi di pellegrini che si riversano in città da ogni dove nel mese di settembre, quando si svolgono i riti a lui dedicati in ricordo della sua morte. L'intera cittadinanza partecipa alla processione, ammira estasiata i fuochi pirotecnici, vive intensamente il ricordo e l'esempio eroico del suo concittadino. San Giuseppe fu preceduto, anche se un po' nell'ombra in quei tempi, da un altro umile fraticello, Silvestro, che ebbe la sua vocazione molto giovane e subito entrò nello storico monastero della Madonna di Casole, legato alla sua figura indissolubilmente. Questa è una chiesa che è stata innalzata verso il 1300, nell'arco del 1300. Qui ci sono stati inizialmente i monaci basiliani che hanno costruito la prima chiesetta dedicandola a Santa Maria di Casole. Ci troviamo davanti all'immagine di Fra Silvestro da Copertino. Questo è un meraviglioso affresco realizzato nel 1691 per opera di padre Bonaventura da Lama. Raffigura un miracolo che Fra Silvestro ripeteva spesso, il miracolo del pane. E questo era un itinerario religioso dedicato alla Terra d'Arneo. Il GAL vuole promuovere tutti questi riti, la fede, la religiosità che si vive intensamente nei comuni del GAL Terra d'Arneo. Un territorio ricco di spiritualità, di strutture militari e religiose, ma se San Giuseppe è il santo di Copertino, il suo principe è il vino. E per questo motivo noi siamo arrivati alle cantine sociali Copertino.